State ascoltando SBS Italian. Stati Uniti, il presidente Joe Biden accoglie con favore lo scambio di 26 prigionieri con la Russia. Italia, forte scossa di terremoto di magnitudo 5 nella provincia di Cosenza. La gente scende in strada. Australia, il governo federale invita i cittadini australiani a lasciare il Libano prima che la situazione nella regione subisca un ulteriore deterioramento. E per lo sport, Olimpiadi, sale a 16 il numero delle medaglie italiane, 18 quelle australiane. Lorenzo Musetti batte il campione olimpico in carica Alexander Zverev e va alle semifinali del singolo maschile. Per un'ultima volta, buongiorno da Federico Solchi con il giornale radio di venerdì 2 agosto 2024. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha accolto con favore il più importante scambio di prigionieri tra gli Stati Uniti e la Russia, affermando che si tratta di un potente esempio dell'importanza di mantenere alleati in tutto il mondo. Il giornalista del Wall Street Journal Ivan Gershovich e l'ex marine americano Paul Whelan sono tra i 26 prigionieri rilasciati nell'ambito del più grande scambio di detenuti tra la Russia e l'Occidente dai tempi della Guerra Fredda. L'accordo è l'ultimo di una serie di scambi di prigionieri negoziati tra Russia e Stati Uniti negli ultimi due anni, ma il primo a richiedere concessioni significative da parte di altri paesi, con 7 nazioni che hanno accettato di consegnare 24 prigionieri. Biden ha parlato dalla Casa Bianca, affiancato dalle famiglie di 4 persone che sono state rilasciate. This deal would not have been made possible without our allies. Germany, Poland, Slovenia, Norway, and Turkey, they all stepped up and they stood with us. They stood with us. And they made bold and brave decisions, released prisoners being held in their countries who were justifiably being held, and provided logistical support to get the Americans home. So for anyone who questions whether allies matter, they do. They matter. Spostiamoci adesso in Medio Oriente, dove migliaia di persone hanno partecipato a Teheran ai funerali di Ismail Haniyeh, il capo dell'ala politica di Hamas. Haniyeh è stato ucciso in un attacco mirato a Teheran lo scorso mercoledì. Israele non ha rivendicato né respinto la responsabilità dell'attacco, ma l'Iran e i suoi alleati hanno promesso dure ritorsioni, mettendo in allarme la regione. E nel frattempo in Australia il governo federale ha dichiarato che sta preparando piani d'emergenza per i cittadini australiani in Medio Oriente e li ha invitati a lasciare il Libano il prima possibile. In Libano vivono circa 15.000 australiani. Torniamo adesso in Australia, dove la polizia sta indagando se gas o fumi possano aver ucciso due persone su uno yacht ormeggiato al largo della costa settentrionale di Sydney. La polizia acquatica ha scoperto mercoledì sera i corpi di un uomo e di una donna sulla sessantina nella cabina dell'imbarcazione dopo che un amico ne aveva denunciato la scomparsa da lunedì. Sono stati prelevati diversi oggetti per l'esame forense, tra cui due auto parcheggiate vicino alla barca appartenenti all'uomo e alla donna. L'ispettore Chauvin Monroe afferma che la coppia non presentava lesioni esterne evidenti. So when police boarded the vessel, they thought they may have smelt some type of gas or fume. So all precaution was taken with the fire brigade notified, and that is definitely a line of inquiry under investigation. In a matter like this, we don't know what has happened. There was no obvious cause of death when police attended, so nothing's been discounted. We're still making inquiries and speaking with family. Obviously, it's distressing for any family member. Telstra e Optus hanno respinto le richieste di posticipare la chiusura della rete mobile 3G dopo che un'inchiesta ha avvertito che le minacce alla sicurezza pubblica erano troppo grandi per essere ignorate. Telstra chiuderà la rete 3G il 31 agosto dopo aver rinviato la scadenza di giugno, mentre Optus la chiuderà in maniera permanente a settembre. Ma un'inchiesta del Senato che sta esaminando i rischi potenziali della chiusura è stato detto che apparecchiature mediche critiche, allarmi antincendio, macchine EFTPOS e infrastrutture per i rifiuti e l'acqua potrebbero essere interrotte durante la chiusura. Da tempo ci sono preoccupazioni anche per alcuni telefoni cellulari che non saranno in grado di connettersi ai servizi di emergenza sulla rete 4G. E cambiamo argomento. Fortescue Metals ha annunciato la nomina di un nuovo membro del consiglio di amministrazione. Si tratta di Noel Pearson, leader indigeno e sostenitore sociale di spicco. Pearson si è detto onorato di entrare a far parte di un'azienda che descrive come guidata dai suoi valori, dalle miniere alle sale del consiglio di amministrazione. L'amministratore delegato di Fortescue, Andrew Forrest, lo ha elogiato come pensatore innovativo. La Fortescue ha lavorato a stretto contatto con le comunità indigene, ma a volte si è anche
scontrata con loro per l'estrazione di minerali nelle terre tradizionali. Il presidente della Indigenous Land and Sea Corporation, Ian Hamm, membro esperto del consiglio di amministrazione, ha accolto con favore la nomina. He will be making a significant and substantive contribution on every subject of every meeting. And that's what you have to do when you are at the highest levels of government of big corporations or the big not-for-profits, so on and so forth. This is about what Noel brings to the company, not what they take from him. He'll be making his presence felt, anybody who knows Noel knows that he's not the shy retiring type who will simply be happy with being put out when they need an Aboriginal face to say something. Andiamo ora in Italia, dove poche ore fa, esattamente alle 21.43 orario italiano, una scossa di terremoto di magnitudo 5 ha colpito la provincia di Cosenza in Calabria. Secondo le prime rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato individuato a Pietra Paola, a una profondità di 21 chilometri nel Cosentino, ma la scossa è stata avvertita anche in Puglia e Basilicata. Sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco, che hanno inviato squadre a scopo precauzionale nell'area dell'epicentro, ma al momento non si registrano danni. Nessuna segnalazione di danni né richiesta di soccorso pervenuta alle sale operative, scrivono i vigili del fuoco su X in merito alla scossa di terremoto. Spostiamoci ancora una volta negli Stati Uniti. La vicepresidente Kamala Harris ha denunciato gli attacchi sulla sua identità razziale dopo che il rivale repubblicano Donald Trump ha messo in dubbio la legittimità delle sue origini. Parlando ai giornalisti alla conferenza della National Association of Black Journalists, Trump ha accusato falsamente la Harris di essersi identificata come indiana prima di diventare improvvisamente nera. In un discorso a Houston, Kamala Harris ha detto alla folla che Donald Trump stava mettendo in scena il solito vecchio spettacolo. The American people deserve a leader who tells the truth, a leader who does not respond with hostility and anger when confronted with the facts. We deserve a leader who understands that our differences do not divide us. They are an essential source of our strength. Diamo uno sguardo ai cambi. Il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro, viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo ora allo sport, andiamo a Parigi, dove l'Italia ha chiuso il giovedì olimpico salendo a quota 16 medaglie e allungando a 26 giorni consecutivi a podio ai giochi olimpici. Una giornata impreziosita dal doppio oro di Giovanni De Gennaro nel kayak e Alice Bellandi nel judo. Il medagliere italiano conta ora 5 ori, 7 argenti e 4 bronzi. Nel tennis olimpico Lorenzo Musetti ha battuto nel singolare Alexander Zverev, campione olimpico in carica. Musetti è il primo italiano a raggiungere una semifinale nel tabellone maschile delle Olimpiadi dal 1924. Alle semifinali dovrà ora affrontare Novak Djokovic. E il match di box più atteso delle Olimpiadi si è concluso solo dopo 46 secondi con l'italiana Angela Carini, che si è ritirata dal match contro l'algerina Imane Khelif. Khelif è una dilettante affermata che ha vinto una medaglia d'argento ai campionati mondiali 2022 dell'Inter National Boxing Association. Lo stesso organo l'ha squalificata dai campionati dello scorso anno, poco prima del suo incontro per la medaglia d'oro, a causa di livelli di testosterone elevati. L'Australia ha invece aggiunto una medaglia di bronzo al suo palmarès grazie a Jemima Montag nella 20 km di marcia femminile. Complessivamente l'Australia ha vinto finora 7 medaglie d'oro, 6 d'argento e 3 di bronzo, piazzandosi al quarto posto del medagliere. La ginnasta statunitense Simone Biles è entrata nella storia vincendo la sua seconda medaglia d'oro olimpica nella ginnastica all around. Si tratta della terza donna a conquistare il prestigioso titolo più di una volta. Concludiamo con le previsioni meteorologiche per oggi. A Perth nuvoloso, 17 gradi, parzialmente nuvoloso ad Adelaide, 17 la massima. A Melbourne giornata di sole, 15 gradi. Anche ad Hobart giornata di sole, 14 gradi. Canberra gelata mattutina seguita da una giornata di sole, 14 gradi. Piogge sparse a Sydney, 17 gradi. Soleggiato a Brisbane, 22 gradi. Ed infine soleggiato a Darwin, dove la temperatura massima sarà di 33 gradi. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.